Oltre 4.000 tra concerti, festival, conferenze e manifestazioni sportive calamiteranno più di 28 milioni di visitatori in Italia, sia nazionali che internazionali, nel periodo giugno-settembre. È quanto emerge dalle stime Enit su elaborazioni Data PIL, Istat e Banca Italia. Sono soprattutto i borghi e le mete meno note, ma al contempo più autentiche e genuine, a giocare un ruolo fondamentale. Sagre e feste di paese possono far segnare un incremento del 63% nell'affluenza rispetto al 2023. In generale sono 20.000 le sagre realizzate ogni anno in Italia, per le quali si contano 48 milioni di visitatori, per lo più giovani e famiglie. I due principali catalizzatori sono i 290 eventi sportivi, che coinvolgeranno oltre 17 milioni di presenze, e i 2.000 spettacoli musicali, ai quali prenderanno parte oltre 5 milioni di persone. Inoltre, 3,5 milioni di spettatori parteciperanno ai concerti classificati a medio impatto e quasi 1 milione a quelli di alto impatto. Tra i primi 20 paesi di provenienza analizzati, quasi il 30% della clientela aeroportuale è di origine europea. Gli Stati Uniti sono il principale mercato in entrata, seguiti da Francia e Germania e poi da Spagna e Regno Unito. Mediamente si prenota il volo 120 giorni prima della partenza per una permanenza di almeno 12 notti.